Hola, la Scorpion, grazie. Ciao Trash, grazie. Dobbiamo fare party hard. Si sente intanto? Sì, dovrebbe sentirsi bene. Dobbiamo fare party hard. Cioè, attenzione, attenzione. Grazie, grazie ancora, Scorpion. Che emozione, la mia prima fab. E niente, come al solito non so per quale motivo Twitch decide che la categoria di ogni cosa che faccio da dopo Yomawari sono la demo, ma non sono demo, ho dovuto cambiare manualmente Flipping Death. Scorpion, quindi io devo fare le mod. Devo fare le mod, così tu poi potrai usare le mod. La devo fare, devo produrre, devo partorirla. E niente, siamo qui, eh sì, il minimo. Bisogna lanciare questa palla. Bisogna lanciare questa palla. Stavo per schiacciare nuova partita nel disagio. Facciamo continua. Sì, hai visto? Cioè, ti ho anticipato. Well, things were looking out well. For liberal enough definitions of well, a penny do would. Waking up on the other side, walking among the ghosts of her town, Penny Le ho stumbled letto il into death pensiero. himself. He was, in her estimation, a nice enough guy. Perhaps a little on the bony side, but soon a grave misunderstanding led Penny to replacing him as his temp. With a new job, Penny had landed on her feet, metaphorically speaking only, of course, which left Death free to take a vacation. Possiamo fare a meno di ascoltarla, abbiamo già ascoltato. Non grazie a me, grazie a te. Yes, Ecco di this is nuovo, all. eccoci What qua. about life? Abbiamo la I love racchetta. you, new stubby arm. Ricordiamo che l'azione individuale è la R. Guardate Six, con three with our non so arms se è. suddenly feel more skilled. Allora io lo Yes, dico. no longer the Ho guardato power un video trap, endless perché depression mi but sembrava di essere io il problema. Non sono io il problema. Un sacco di gente ha avuto problemi con questa. Non uscire dal corpo, per favore. Con questa cosa qui. C'è gente che ha provato tipo 20 volte senza capire che. La solfa è che in realtà non è che bisogna lanciarla lassù. Come al solito qua si rompe, non si sa per quale motivo. Va bene. Non bisogna lanciarla lassù in realtà, là a destra dove c'è la finestra. Ma bisogna farla arrivare giù qua. Rimbalza e va là. Proviamo, io non so, io. Sento già nel disagio, infatti. Cioè, il senso è che deve tipo rimbalzare giù di lì. Sento che non ce la posso fare già così. Va bene. Così tipo, però devi rimbalzare più avanti. Sarà una lunga giornata di palle. Dai, ma dai. Cioè. I am gonna go up Oh, there signor and Papero, rock. grazie anche a lei per la sub. È arrivato prima Scorpion, però io lo dico. Grazie. Bjorn fa ancora il molliccio. E non è colpa mia, è proprio molliccio questo Bjorn. Poi qua si rompe come sempre. Io ho caldo e ho anche sete e ho sonno, ho tutto. Ho tutto oggi, Who aspettate che wants non some ce la white sto knuckles? facendo. I'll take anyone on. Allora, Honestly, piovono it feels sub, like you're sì, sucky at tennis. circa. Allora, aspetta un attimo. Così, così, ce l'ho fatta! Incredibile! A caso, a caso! Se, a caso! A caso, va bene. Allora, adesso che ho fatto questa operazione incredibile, con proprio una proprietà di gameplay fantastica, entro qua. Non devo entrare qua. Sì, devo entrare qua. Ma devo andare su. Perché devo lanciare giù dalla finestra lei? Posso farlo anche con questo qui, no? No, vabbè, senza. Hai visto? Sono entrata. Io sono entrata con la palla dalla finestra. Cioè, dopo tutto, se. Io. Come senza preliminari? Ho passato la Silly fine thought, live tennis is dell'altra all volta e there is l'inizio di to be for. questa. No Cioè. better to be than right here. Voglio My dire. legs Questo mi silver with scappa. power. Vabbè. Arms Questi giochi bisogna suddenly farli tutti a feel more caso. Sì, ma. skilled. Boh, Tennis, vabbè. no Allora. longer the paragon of Ricapitolando, endless qua non mi posso depression it distrarre, se no mi esce was. dal corpo. Io butto lei giù, no? Cioè, non salgo, butto. Tipo che bu la, bu la butto. State vedendo che la sto buttando, eh? Guardate! L'ho buttata, ragazzi. È andata.
Chi è il tuo doppio? Allora, entra nel bar. I'd say rest in pieces, but I actually need you alive. Don't die, junkyard. Ok, quindi così. I am good at tennis. I am gonna go out there and practice. Ho rubertato la signorina. Ok, allora fatemi ricapitolare perché. Dove sono qua? Ah, io non vedo niente però. Aspettate perché ho tutti i riflessi. Fa caldissimo. Lo dice a me? Aspettate, fatemi fare un'operazione commerciale che è chiudere qui e fare tipo cripta perché non vedo niente. Che ho tutti i riflessi sulla TV. Vediamo se ce la posso fare. Attenzione, con calma. Ok. Oh, riuscirò a concludere qualcosa? Ok. Che passo sgambo che fanno sti personaggi? L'ho già posseduto l'uccello. Con l'uccello ho fatto una roba con l'uccello l'altra volta. L'ho posseduto. Ah, ho preso il braccio e l'ho portato qua. Adesso vediamo l'indizio, perché sennò qui non andiamo avanti. Ecco, dovevo farmi inseguire dal cactus, che era da qualche parte, ma non so dove dovevo farmi inseguire da questo cactus. Intanto devo ritrovare il cactus, che sapete già è un'impresa col mio senso del disorientamento. Chi è questo? Possediamolo un po'. Ah, è lei! Ok. Hi, junkyard! Wakey wakey, up and at 'em! Coma! No, no, I know, but this is me ending the... Coma! I know, but if you just... Coma, 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 coma! Ok. Ok. Devo dire... Hi, junkyard! Wakey wakey! No, 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 scherzavo, basta, basta, basta. E... cose interessanti da dire, vabbè, abbiamo sentito anche i suoi pensieri. Poi dov'era il pratico e simpatico cactus? No, aspetta, si faceva così. Aspettate che mo io adesso, cioè, devo ricordarmi anche i controlli, perché così. Ok. Poi così... Dov'era il cactus, mio amico cactus? Sti cactus, tra l'altro. Allora... sarà di qua? Sarà qua? Potrei possedere anche questo, effettivamente. Ma qui c'è la culla. Il passeggino questo qua. Che però è un pesce, clamorosamente, nel mondo dei morti. Ok. Io veramente. La mappa era così, cerchio. Dov'era il cactus? Qua! Forse era qua dove c'è il punto esclamativo. Vediamo, più vicino credo sia questo. Sì. Ma io posso possedere lo chef. This pasta will be as delicious as the Roman victory over Carthage in the Battle of Zama. I'm not familiar with that war. What is your major malfunction, subconscious? Scipio defeated the war elephants by... I'm sorry I brought it up. You're darn right you're sorry. Please. Be quiet. I'd like to spend several minutes recreating the battle in my head. While also considering spices for this pasta dish. One of these days I'm gonna kill that bird. Perché ti ricordano i personaggi di Psychonauts? Non lo so. Lo stile è palesemente quello di... Chiaramente sono quelli di Sticky to the Man e di Zombie Vikings, quindi... lo stile è quello lì. Aspetta un attimo, non è che io devo portare il cactus dove c'è la manina? Eccolo lì! L'ho trovato! Mi segue? No! Seguimi! Cactus?
Sticky to the Man molto, sì, è bello Sticky to the Man. Hanno fatto quello, poi Zombie Vikings. Zombie Vikings è bruttarello. È quello cooperativo con gli zombie. No, no, no. Di qua? Tu seguimi nel dubbio. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 amico. Io giuro che non so dove lo sto portando. No! Alla manina! L'ho fregato. Tiè. Ma con che agilità, veramente. Con che agilità. E ora che l'ho portato lì? Io... sì. Devo sparare a un cane... con... Devo sparare a un cane. Ah, c'è il cane che è appeso al palloncino e io gli devo sparare col tizio. Non, cioè, stanno andando, le cose stanno progredendo così, a caso. Non si capisce perché un cactus sia dovuto finire nel mondo reale e perché nel mondo reale dovrò sparare con un cuoco ad un cane con uno sparasalsicce. Ma sì, perché? Perché va bene così. Possediamo il cuoco. Eccolo lì. Ok. Come faccio io ad avere però lo sparapolpette? Che è quello lì? Cioè, come lo uso io lo sparapolpette? Sono confusa. Wish I was that dog. Vorresti fluttuare su un palloncino? Io voglio questo palloncino perché è bellissimo. Ok. È tutto bello, ma io non so come. No, dice la stessa roba. D'altronde l'indizio è questo qua. Usare lo spara coso. Spingi Jenny sulla sua moto e salveresti del cavaliere. Parla con i bambini. Nel senso di possiedo i bambini. Posso possedere i bambini? Sì. Vediamo. With all my might, soldier. Cosa fa? Cosa fa? Cosa vuol dire l'azione? Che lo farà bere con il cane. Happy birthday, meatball. Sentiamo cosa pensano. Interessante. L'uccello, non il cane. Proviamo a possedere la bambina se dice qualcosa di più intelligente. Tanto sono... Cosa fa lei? Ho preso una carta. Non il cane, ha appena detto il cuoco che vuole uccidere l'uccello. Ah, perché mi sono distratta e non ho ascoltato quello che diceva. Ok, intanto con la bambina ho mangiato la torta del cane. Che carino, Polpetta. Polpetta, che bravo cane. È il compleanno di Polpetta, compie 100 anni canini. 100 anni canini? È vecchissimo. E si merita il miglior regalo del mondo, le polpette che tanto ama divorare. Gli piacciono anche le carezze sulla pancia. In questo gioco non c'è nessun tasto per accarezzare la pancia di Polpetta, quindi promettiamo di dargli un sacco di carezze in più anche da parte tua. Ok. Ah, ho completato una sfida. Ho morsicato lui. Sentiamo cosa pensa. Oh my gosh, the poison bat! Hey boys, did you know it's Meatball's birthday today? He's a dog! And they named him Meatball because he loves meatballs. And I wanted to name him Digestion because he really loved Digestion. But everyone said Meatball.
that was a better name. Thanks, Tina. I just gotta move you around real quick. Okay. Right, take a bite out of life! And then chew it endlessly until the flavor wears off! What that? Nel dubbio morsicato. Posso possedere anche il poliziotto? Dove vado qua? Dall'altra parte del mondo. No. I attack food with the same intensity I attack enemies in the field. I'd study this. To say, great. With all my might, someone soldier. Much more confident than I am was decisively controlling my actions. I have eyes on the perp. Over. One of these days, I'm gonna kill that bird. Or build a roof over my giant pot of spaghetti and meatballs. And I don't particularly care which one it is. No, penso di dover salire qua con il cuoco e dare una botta una mestolata all'uccello. Possedere l'uccello? Effettivamente posso anche possedere l'uccello. No, non volevo possedere lui. Posso provare a vedere se lui effettivamente quassù li può dare. No, ok. Quindi forse effettivamente devo. Ah, con l'uccello. Ho capito, adesso mi sono ricordata il dialogo che avevano avuto. Con l'uccello devo scagazzare nella sua pasta. Perché lui, la prima volta che siamo arrivati qua, si arrabbiava con questo uccellaccio perché gli scagazza sulla pasta. Ok. Ce l'ho. Oh. Vediamo in quanti giorni riuscirò a prendere questo uccello. Ok. Sbattere le ali. Back. We are the DEFCON 1, people! War is coming! Eat spicy meat, bird! Now, kids, please be on your best behavior. The chef here is a friend of my chief, and I'd like to make a good impression. Ok. Adesso con lui devo sparare. Bleh, possiamo smettere di dire uccello, sono tutto malissimo. Voleva fare il prezioso. E il volatile, ti piace di più il volatile? Allora, adesso ci serve il cuoco. Col cuoco spariamo. Là. Come si spara però? Ah. Ok. Povero polpetta. No. Certo che non è proprio facile mirare questo coso, Ce la possiamo fare. Dai, gli è passato sopra. Io non ho parole. Piovono polpette, il mio sogno. Il mio sogno, guardate. Piovono polpette. Sì, sì. Ma non stanno piovendo in bocca a me. Da. Io veramente. Ma devo sparare al cane? Ah. Cioè devo farlo arrivare sul tutto molto così.
I'm free! Free and full of meat! No dog has ever been happier. I truly a good dog. Oh, e anche questa l'abbiamo fatta. Riba la polpetta al cane. L'ho praticamente ingolfato di polpette e lui ora è un cane grasso ma felice. Poi lì ci sono altre sfide, ma io non è che voglia di fare le sfide, me le farò poi. Allora, all'inizio 6, il cane, dov'era il gatto che non si voleva muovere? Ah, il gatto che non si voleva muovere ce l'ho, è nei personaggi... Ma dice la stessa roba anche se da un'altra parte. Va bene. Allora, il gatto dovrà averlo il gatto, no? Eccolo lì. Però io devo portare qui, praticamente, che è dall'altra parte del mondo, devo portare qui il cane. Devo possedere il cane e portarlo fino a lì. Ok, fermi tutti. Dove sarà mai il cane? Sarà qua nei dintorni? Cane! Got an unsecured meatball on a fork. Loosen the field. Sarà giù? Lo incontrerò nel mondo reale, sta sotto dove... Nella mappa c'è punto di domanda? Ma perché io non vedo niente? Qua sotto. Dove c'è la chiesa? What the? We have an uncontrolled walker in the field, man. Repeat, my feet are taking me for a walk. Ah, eccolo qua. Io sono proprio orba. Mi sento proprio rimbambita a giocare a questo gioco. Io non vedo niente. Ok, quindi devo cosare. Possedere lui. Oh, cosa fa il cane? Fa bau, giustamente. È vero che quando giochi così non vedi una mazza. Allora, devo andare di qua. Oh, è indietro, Iris, è al contrario perché sei nel mondo dei muerti. Quindi devo andare di qua. Ok, ancora... Ancora tutta sta strada. Ma non passerò mai da qua, immagino. Infatti. Il cane può chiamare l'ascensore? Non lo so, però lo possono fare tutti i personaggi. Non vedo perché non dovrebbe farlo il cane. Vediamo subito. Sì, il cane chiama l'ascensore. Oh, guardatemi, sono proprio un cane. No, Iris, giustamente non devi fare così. Perfetto. Incredibile come riesco a essere disorientata su una roba dritta, tutta a destra, tutta a sinistra. Devo salire ancora di qua. Ok, ci sono. Ma si sente eco o posso alzare ancora un po'? Perché io sento poco nella mia cuffia. Allora,
tanto la... in quella... L'ho lanciata giù. Vabbè, lei va, fa niente. Tu non senti eco, ok? No, scusate, vediamo quanto è bravo. Ma neanche da solo lo fa. Niente. Effetti collaterali, vabbè, lei tanto la devo spingere fino alla sua moto. La sua moto è... Dov'è la sua moto? Boh, la sua moto è da qualche parte, lontana. Quindi... Boh. Ma... Hey, Meatball, are you still a good boy? I am. I'm an especially good boy on my birthday. Happy birthday, Meatball. Is this what you expected would happen on your big day? All I wanted was attention. Now I've got tons of it. I'm such a good boy. Miglior dialogo della storia. Polpetta miglior cane. Scansati Huey di Hunting Ground. E scansati anche Tizio, non mi ricordo come si chiama, il cane di Rule of Rose. I cani sono proprio scemi. Boh, io scendo ancora. Questo è quello che tocca tutto. Eccomi qua. Niente, ho deciso di lavorare il gatto. Allora, dopo aver fatto questa cosa, il tizio che tocca tutto deve toccare il pulsante. Nulla di più facile. Di qua. E sono caduta negli inferi mortali. Ma io faccio così. Io faccio così e... Non l'avevo già posseduto il tizio, non dovrei averlo? Volevo. Vabbè, lo metto qua. Il tizio è di qua, a destra, quindi devo andare a sinistra. È a destra, vero qua? Sì, è qua. Quindi di là devo andare a sinistra. Che poi, voglio dire, io mi metto qua. No. Ho avuto un momento di disagio, ok? Devo fare qualcos'altro con lui. La balena. Va bene. There's nothing more evil than poking things. Hey, don't poke things anymore. Be gone, unwanted thoughts. I will poke this world until the day I die. Questa sono io. Tocco tutto. Allora, la balena. Quindi la balena è giù. Ma io faccio così perché la balena l'avevo già posseduta, no? E ora con questa pratica balena... Tanto fammi prendere un po' di ste robe. Disabilità nel platforming veramente imbarazzante. Le ho prese. Prendo la balena. Dammi la mia amica balena. Dammi la balena. Ok. Individuale X. Ma l'ho letto. Penny, and I'm here to help. Wow. Calling me whale like I'm just a piece of meat to you. Wow.
No, don't be mad. I'm sorry, I just... And since when have my own subconscious referred to itself as Penny anyway? Man, I have had bones stuck in my blowhole for far too long. Maybe blow them out? You think I haven't been trying, subconscious? Pay attention! Povera balena. È in preda al disagio, va bene, dunque. Fammi capire. Tac! Io voglio... Ok. Finally, I can breathe again. Finally, I can... Wait a minute. Where's the water? Uh-oh. Forsooth, our mortal remains finally rest free from that dread beast. That means our business here is done, and we can fade out of existence, sir. Which, as it's already begun, I believe also means that I finally got the last word! What? No! No! There! Now you can breathe again! Yeah, except now I'm beached. This is a problem for whales, you know. But not as bad as having skeletons inside you, yeah? It is a marginal improvement at best. Ok, povera balena, ora è spiaggiata, va bene, ora sto fuori dall'acqua, esatto. Soffiare. Oh. She blows! But she does not blow quite enough. We need more power! Ok, adesso abbiamo liberato questa. Il trombettiere. Il trombettiere, ce l'ho già? Posso leggere la mente? Now you can breathe again. Yeah, except now I'm beached. This is a problem for whales, you know. So, stessa roba di prima. Allora, il là. Non l'avevo ancora posseduto. Bene. Bene. Tirato fuori, non inventato. Forse qua. Andiamo. Hey, ice that big. Great. Almost as if someone much more confident than I am was decisively controlling my actions. No, c'è il tizio che cosa al gelato. Potrebbe essere qua giù, là. L'ho visto prima, ma ovviamente chi si ricorda dove? Provo ad andare di qua. No, mi sa che non è di qua, perché di qua c'è poi il cimitero. No, infatti. Sarà dall'altra parte. Andiamo su. Qui no. Su di qua. Thank you.
No, qua torno dove sono tutti gli altri. Però posso proseguire di qua, effettivamente, vedere se è qua. Eccolo qua. Perfetto. Vai a docciarti. Torna tranquillo e torna con un frappè, magari. Il frappè, oh mio Dio, voglio il frappè adesso. Dove va? Vieni, vieni, venga qua, signor trombettista. Ok, ora. Ok, la balena è di là, a sinistra. È giusto, vero? Sì. Guardate Polpetta, che bello. Eccola qua la mia amica balena. Attenzione, progressi. Scendi, caro. No? Nel senso di no? Ah, blow, trumpeter, blow! I'm blowing! I'm imagining this whale is a giant dance trumpet! Che polmoni. Ok. Abbiamo una balena gonfia. Bene. Next. È quasi finito il livello, eh? Allora, con la soffiamo, giustamente, come ho fatto prima, e... Dammi un po' di quelle robe. Voglio un po' di quelle robe. Niente, niente. Dammela. Facciamo così. Ok. Aspetta però. Devo portare lei qua. Quindi è per svegliarla. Ok. Quindi lei è però su di là. Lei è qua. Però giustamente lei non la posso muovere. Quindi devo usare un altro personaggio per spingerla. Tipo lui. Tipo. Officer, I have a complaint. It's boring. Not that I don't love it. No, non posso usare chiaramente lui. This is where you belong, you murderer. What are you, my conscience? You're a little late, kiddo. I can see that. Ok, no. Fail. Officer, Polpetta. Quindi devo andare tutta a sinistra. Aspetta. Ah, ma non può andare più di qua di lui. Cioè lui non può andare più di qua. Devo passare da sopra? Sono confusa.
here! Non posso andare oltre qua io? Sono... Oh, io veramente al contrario devo andare, al contrario, dall'altro lato, Iris, dall'altro lato. È destra o sinistra? È incredibile. Ed è lo stesso posto di prima. Io veramente... Un disorientamento di livello incredibile. Andiamo con l'ascensore, va? Esatto, Trash, stavo andando dalla parte sbagliata. Strano, non capita mai. Ancora più in qua, giusto? È giù lei. Però questo va su. Eccola qua. Credi serva l'ascensore? Credi serva l'ascensore? Ma lei non la posso far salire. Sono confusa. E no, perché io non la... Non la posso spingere. Tra l'altro non ero entrata qua. C'è qualcosa, magari, tipo una carta, magari? No, non c'è una bella carta. Niente. Putting you in jail for heinous crimes you actually committed. What's over? Allora, dicevo. Ora non la salta più. Lì non posso salire, ovviamente. Perché? Che no. Posso liberare il prigioniero? Ah no, guarda, sono... ma niente, proprio... Io non ce la posso fare. Bastava spingere con il naso. Ma lasciatemi perdere. Non ser... Dove è andata? Ok. Attenzione, guardate come la sto muovendo. Lol. No, non andare di lì. Vabbè, la muoverò così. C'è un botto... Sì, magari è una missione... È una sfida. Vediamo le sfide. Freddo assassino. Condivisione dell'uccellaccio. Bombardamento di bevè... Di bevè, certo. Iris di bevè. Meravigliosa impennata. Meravigliosa impennata con la moto, penso. O con il lettino dell'ospedale. Leonida! Salve! Guardi che bel diamante che ha. Le dico. Allora, comunque va bene così. Posso spingerla? No. Voglio scendere e non spingerla così. Niente. Vabbè, continuerò a spingerla così. No, più di così, non riesce. T'ho fregata. Solo il diamante, plebeo. E più di così non va a polpetta, però. Però sta lì se io lo lascio lì? No. Non sta lì. Torna là. Però posso soffiare con la balena quella ruota che rompe? No. No, quella ruota sta proprio lì, per forza. Ah, aspetta, con questo qui magari posso toccare la ruota e spostarla? Ho lanciato la ruota tipo nel cosmo, nel cosmo. No, no, no. Let's not.
Oh, però la moto è la... Non so se ho fatto... avrò fatto una cazzata sicuro. No, sì, è giusto, devo portarla ancora di là, ancora più a sinistra, e la verso la balena. Allora, giusto. Ok. Va bene, adesso la balena. The last thing I remember was Anna in a coma. But now I'm on a bike and all my problems are over. I've learned nothing from this experience. Woo! Adesso posso fare l'impennata, mi sa. Voglio fare... Ma mi sembrava abbastanza epica come impennata, no? Dottor Rupert. Da bambino, Rupert Crank voleva fortemente diventare un giocatore di bowling, ma i suoi genitori lo spinsero a diventare dottore. Farai soldi, gli dissero. Sarai felice, profetizzarono. Non accadde niente del genere, e ora è un dottore che desidera essere un giocatore di bowling. Il lato positivo è che rappresenta un monito contro i pericoli dovuti al non seguire i propri sogni. Falla su una bella discesa. Too late. I'm almost certain you know what you're doing, Pen. Posso riprenderla? No, non posso riprenderla. Fatta la depennata? Ah! Non mi ero accorta. Freddo assassino, condivisione dell'uccellaccio, bombardamento di bebè. Bombardamento probabilmente si faceva con l'uccello. No? Freddo assassino? Qualcosa col gelato? Boh, vabbè, fa niente. Ah, leggiamo la mente. Ben! How's life among the dead and dying? Surprisingly challenging. Mind if I borrow you for a bit? Hey, mi casa è su casa. Ok, entriamo nel locale. Where do you keep the bones, fool? Where are you hiding all the bones I want? What? No, no bones, man. No bones. He's lying to us, Harold. Yes. Yes, I agree. We do need to punish him. No, please. We're just like your regular biker bar. Just a regular, gray market, unlicensed biker bar filled with smelly men and, smellier bikes? Yeah. I don't smell bikes! I smell bones! And I know you're hiding them from me! What the heck am she talking about? Why is she in my body? She's here! She's here! Yes, we must destroy her! We must eat her soul!
non abbiamo scoperto però chi è che ci ha rubato il corpo. And he was adjusting to her new, I don't want to say normal, so let's say employment, when she found her own body walking among the living, holding a creepy looking skull in its hands. This, in a day full of unexpected developments, was the unexpected development to take the cake. Unwilling to let her body go on living without her inside it, Penny resolved to get to the bottom of what was happening. And while that involved a lot of clever problem solving, it was all worth it, because her work culminated in her crashing a radical bike into a private biker club, which is always the sign of a plan proceeding well. There, Penny found her body. Unfortunately, she had also found that whoever was controlling it was quickly furthering their own sinister agenda. Spotting her body, coercing the club owner into spilling the location of some important-sounding human bones, Penny was about to react. But before she could, she was spotted and attacked by a terrifying ghoul. The end. Thank you for playing. Still no moral. Ancora ci prova. Fine. It wasn't the end. In fact, it was just the beginning. Ugh, what happened? The bad lady hurt you, did she? Never play with boys and ghouls. That's what Vera always said. What? What's wrong? What's wrong? Vera's head is on fire! You didn't notice that? Hello? People say Vera's crazy, but at least she knows when someone's head is on fire! Ha! Oh, do you know what's going on? Who was that inside my body? Yes, yes, Vera knows her eyes, girly. Old eyes. Evil old eyes. Vera saw them long ago when... What? There is literally fire burning on the top of my head! There's gotta be a water bucket or a fire hose here somewhere. Ah, stuff with fire always distracted me from delivering important info. That's the scythe, the very same. The blacksmith really blew it this time. You need to talk to her. The blacksmith knows Lady Evil Eyes. The blacksmith? She can help me get my body back? Where is she? Oh, kinda busy with my head. Actually on fire here, girly! Vera could show you the way if it wasn't for this fire. Gosh, 1,832 years it's been burning, and Vera still has to explain to people how disgusting being on fire is. All right, Vera, I get it. I'll help you put your hat fire out. No rush. Dov'è il fabbro? Antincendio, tieni le tue ali, giudice, giuria e pescefice. L'affondamento dei pesci, il fantasma del Natale passato. Allora, freddo assassino, penso che devi premere il pulsante, forse muore. Quello che c'era in prigione. Boh. Vedrò poi le sfide, tanto c'è la selezione dei capitoli. Quindi lo potrò fare poi, in ogni caso. Allora, vediamo. Spegni il fuoco di Vera, e fin qua. Ah, ci sono meno cose da fare qua, solo 6 indizi. Per prima cosa, devo far prendere quella bestia lì alla manina. Boh, giriamo. No! Ancora una di queste cose. Per fortuna non sono difficili. Let me free.
who chained you? And why'd they have to jail you in the bottom of the ocean? What are you? Must. Like. Chance. Must. Like. Free. Okay. Sound cold. Okay. Greetings. I am Captain Nemo. Hi, I'm Penny. You're dead? I thought you were, fictional. A useful misunderstanding that I must confess I encouraged. But yes, I am all too real. It's funny, I once met a mermaid. Something I too thought was fictional. Well, I can imagine how you feel. A mermaid? Yes. In that moment, I fell in love. And all I wanted to do was prove her reality. It didn't work out, I take it. No, sadly, it did not. 20,000 leagues under the sea, I encountered some of the challenges, which I now understand go hand in hand with homemade submarines built by an enthusiastic but inexperienced amateur. And, well, here I am. Observe, that button was for my torpedo launcher. Never did get to use it. Ok, intanto è scaduta la... C'è un sacco di tempo comunque per queste cose, per fortuna. Quindi provo a rifare. Tac, 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 tac. Sì, certo. Ok, con lui abbiamo già parlato. Sirena? Dov'è? Ah, è quella! C'è un altro coso. Oh, bene. Di qua? È partita la... Ciao. Wolf think you understand later. That was weird. Ok. Sono con Fufa. Vabbè, nel dubbio riprovo a fare quello. Oh! No, no, no! Mi ruba le cose! Finita nello spazio cosmico, benissimo. Questo si appoggia, e mica avevo visto prima. Dammi quello! Ok.
No. Era quel tizio? No, non era quel tizio, perché questo qua è un coso occhiuto. Quello era una specie di... una specie di lupo mannaro. Quello lì. No, infatti. No! Mollami proprio, guarda. Comunque non è lui, non è lui, non è lui. Proviamo ad andare su di qua. Vediamo cosa c'è. Ah, tra l'altro non so neanche dove è la manina. Boh, proviamo a cominciare a possedere un po' di gente. Meglio che non ti dico che cosa sei tu, Dumbo, allora. Ciao, comunque. Non lo dirò, Dumbo. Ma questo è nuovo, col coniglietto. Ok. Oh, questo costa, Puck. And it ends like this? With me? A washed-up magician who can't even pull a rabbit out of his hat? Hocus seems to be an abusive jerk, Hocus. You take that back, subconscious! Well, am I wrong? No, but Hocus gets mad when I think forbidden thoughts. All right, man, we are gonna fix him, but good. Go around without me. What an idiot. You know, Hocus is a nice guy who's just trying his best. And you're being a jerk. That's my conscience speaking. You're a bit late now, buddy. Yes. This is your conscience speaking. Be nicer to Hocus! I know I drank too much. You really are a... Oh my gosh, you are the first person whose mind I had to censor. What is wrong with you? Bring it, lady. Oh, it's on. Ta-da! Cos'è la azione su... Ah. Che azione è? Dare un'orecchiata. Sono un coniglio saltante, wow. Hey, jump. Let's go.
qua non c'è nessuno. Ah, ci vuole ricchezza per possedere lui, bene. Ah, eccola qua la mano. Ok, la mano è qua giù. Ah, il non guardare mai dove c'è il punto esclamativo Iris. Tu non guardare mai, perché è bello girare. Oh oh. Non me lo aspettavo che arrivasse lì. Eccolo lì. Vieni, amico. No. C'è anche quell'altro che mi rompe, no. No, 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 no. Sì? Sì? Ma... però questo è... no. Dov'è il coso? È morto? Ah, è là. Ma dove va? Non volevo fare questa cosa. Mi segue o non mi segue? Ciccio? No! Cioè sì, ma no. Non così. No, sono finito di qua. Sì, ma... Seguimi, coso. Ecco, dopo vari disagi. Ok, ho portato questo qua. Se piagne invece. Oh Leonida, grazie per la sub. Ora il diamante e la sub. Prometto che arriverà un emote. E devo solo partorirla. Ha bevuto signor Papero che aveva sete? Ci vuole una granita. Maestà, non c'è più vino. Vino! Ok, vabbè, ho preso questo coso qui che è un coso delle caramelle. Beh. Indizi. La bambina che mastica le gomme e che va in un camino? Hai bevuto bene? Ah, non devo fare solo le mont. Devo fare anche gli stemmi degli abbonati? Oh no! Sounds like a lot of work. Ah. Ok, comunque the bambin is there. Gum. Devo andare dove ho messo il coso, presumibilmente. Stemmi abbonati, stemmi punti canale, stemmi stemmati, stemmi stemmini, stemmi dello sceriffo. No, stemmi dello sceriffo mi dispiace, ma no. Però stemmi stemmati sì. Allora, secondo voi io mi ricordo dov'è il coso delle caramelle? Ma che bella questa fontana! Io sono confusa! Thank you.
È vero il coso? Che schifo Battlefield. È qua, fermi tutti. Allora, è qua. Ah, ma ero vicina, bastava scendere giù. Perfetto, quindi è lì giù. Aspetta, lì giù. A sinistra? Allora lo dico, che schifo Battlefield. Piangi Dumbo, piangi. Non dovrebbe essere... Eccolo qua. Mi devo ricordare che è ribaltato. Never has being born with a mouthful of teeth felt more useful and more right! Chomps, the only food that's also a toy! Wow! Che sta guardando lì si mette la... Sta guardando lì si mette la voira? Sono malefica? Sì, sì! Perché? Ma Cax gioca a Battlefield? Gioca Battlefield, Cax. Se gioca Battlefield, questa mia è nuova. Ma proprio nuova, nuova. Cax gioca tutto. Ma è Overcooked, è bellissimo. Ciao, Sakura. Overcooked è bellissimo, anch'io gioco Overcooked. Quindi io posso gonfiare fino a un tot e poi esplode. Ma arriverò mai lassù io? Una vita. Tipo mai? Cax è già tanto che gioca Destiny 2. In realtà ci gioca anche troppo. State solo rosicando perché voi non siete pro player di Destiny 2. No? Allora, devo andare là. Parliamone. Credo di dover andare là almeno. No? Sì. Devo andare dove c'è la cos'è, una chiesa? Un museo? Comunque c'è sta il 2 di Overcooked gratis sullo store. Lo so. C'è stato, non è che ci sta adesso, c'è stato. Devo svolazzare sopra il camino. Svolazzare sopra il camino. Ma più di un tot non svolazza. This is the best day of my life. Come sta adesso? Ma no, adesso c'era control. C'era control, roba di Genshin Impact e poi c'era Hell is Other, com'è che è? Hell is Other Demons oggi, da oggi che è il 17. Secondo me Dumbo sta mentendo palesemente.
Ah, ok, fermi tutti. Ok, vediamo se riesco a fare la stessa cosa qua. Ce l'ho fatta a comprendere. Ben ritornato, Scorpio. Sì, ma se sono passate le 17, appunto, alle 17 del 17, non parlare, bambina. Alle 17 del 17 sarebbe stato disponibile Hell is Other Demons e anche Overcooked 2 insieme. Lo so che ci sono giochi nuovi. Comunque, Scorpio, come procede? Siamo una bambina volante con le cingomme. Che termine arcaico, cingomma. Proprio vecchio. Ok, Dumbo, sì, stai calmo. Non mi ricordavo che l'altro gioco fosse Overcooked 2. Allora, no, perché ho fatto questa cosa? Perché dovevo andare a sinistra? Ok, destra, lì su. Master of Bubblegum. Dumbo, non mi prendere in giro. Qua? No, non qua. Perché è un camino con il cappello di Babbo Natale, un regalo. Non dovresti neanche dirlo, ma ovviamente non è un frappè. Sono un po' delusa. Parla mentre fai i palloni con la gomma. Scusami, è un'abilità. Tu non sei capace di parlare mentre fai i palloni con la gomma da masticare? Cioè, proprio... Che scarso. Allora, non è chiaramente questo tetto. Sarà chiaramente dove c'è il punto esclamativo, Iris. Sarà quel tetto là. O no? This is the best day of my life. No, non è questo tetto. Stessa roba. Caduta libera. Mi ha dato un trofeo a casissimo. No, ti prego, c'è una sfida? Cos'è? Ottieni i tuoi ali, la fondamento di pace fantasma. Boh. La tecnica è parlare mentre faccio la bolla, così quando esplode esco le parole. Giusto, secondo me è così. Ah, ma quella... Iris, buongiorno. Ciao, posso fare una vita? No, chiaramente no. Non ho capito se però era una sfida o una... Non è qua comunque la... Il tetto con... Con il coso. Qui c'è questa cosa da fare. Vabbè, riproviamo a fare sta cosa allora. Ok. This is the best day of my life!
Quello di qua? Tina Ross Robsome, ce l'ho fatta, tiè. Alcuni di noi sono abili in molte aree, mentre altre persone sono come Tina, interessati a un solo tema, ma molto, molto bravi in questo campo. Tina adora masticare le cose, mele le morde, catene prova sicuramente ad azzannarle, gomma da masticare, per favore, ha masticato gomme in modi che non potresti nemmeno immaginare, nemmeno gli ordini del suo disperato dentista la fermeranno. Sega and toys. I love toys. That's right, I can have interest outside of lighting and chewing. Ok. This is the best day of my life! Woo! Too much hot air causing an updraft! Ah, stamani ha iniziato automata. E ho già sbloccato il finale V durante il tutorial, che forte che sono. Bravo! Allora sono... No! No! La odio. E te ne mancano solo 25. Forza e coraggio. Sono 26 in tutto i finali. Buon divertimento, Scorpion. Auguri. No, non è vero. La maggior parte dei finali sono solo finali joke. Solo joke. Quindi va bene lo stesso. Puoi anche non fare. Ma lo platinerai? Il platino di automata è facile. Basta comprare i trofei, come ha fatto qualcuno in questa chat. Vero, White? E anche Noise? Underscore, underscore? Vero che li abbiamo comprati i trofei? Anzi, gli achievement, visto che hai giocato su Steam. Una coccarda rubata. Visto come è ridotta, si è masticata anche i cerchioni del BMW. Ma l'ha detto prima Dumbo che c'è gratis Overcooked. E io ho detto che c'era gratis anche Hell's Other Demons. Non sei sul pezzo, mi spiace. Rimandato. Non hai passato l'esame. Ho fatto pure il finale che tu non hai mai visto. Qual è il finale che non ho mai visto? Cosa stai dicendo? Stai imbrogliando, li ho visti tutti, sono 26. E non hai sentito. Ma secondo loro, adesso io mi ricordo dove era quel posto. Oh, non ce la posso fare, cioè, ero lì da Babbo Natale. Fastidio veramente. No, non devo andare di qua, devo andare di là. Il finale non lettera, quello del DLC. Ma perché tu hai giocato il DLC, scusami? Il DLC sono solo combattimenti, poi. Ma cosa stai dicendo? Qualcuno qua mi sta fregando. Qualcuno qua mi sta mentendo, palesemente. Ah. Scusami, eh. Qua devo andare. Aspetta un po'. Ho messo la testa nel fuoco. Non posso andare di sopra. Qua torno giù, vero? Sì. Allora, raga, una domanda su Nier. Ho tipo fendente debole e fendente leggero. Cosa cambia? E uno dei due ha pure un rombo vicino al più uno. Sono confuso. Oh mamma, è passato talmente tanto tempo che... Boh. Debole e leggero. Ma aspetta, intendi nei chip? Intendi nei chip, Scorpion? Che hai questi due chip montati? E c'è il più uno. Il più uno mi sa che è la versione potenziata del chip. Arrivano fino a un più tot.
E più è il numero e più sono le caratteristiche del chip, fondamentalmente, se mi ricordo bene. Non dice, non c'è la descrizione, perché mi ricordo che c'erano le descrizioni degli effetti dei chip. Saranno uno più potente dell'altro, tra debole e leggero. Quello debole sarà meno potente di quello leggero, immagino, come chip. Ok. No. Ti conviene controllare perché dovrebbero avere una descrizione. This is the best day of my life! Woo! Too much hot air closing in love breath! Ma io mi sto intestardendo, forse devo passare di qua però. Eh no, mica arrivo di lì. Bisogna spegnere il fuoco. Immagino. Ah, Babbo Natale. Fermi tutti. I dressed up as Santa to surprise my little girl, which was brilliant. That's true. But I climbed down a chimney to surprise her even more. And then I got stuck. And then I died, which was admittedly less brilliant. That's also true. My gross bod and delightful final gift is still stuck in that, I'll say it, surprisingly tight chimney. Can you deliver it to her? Her name's Jenny and she's the greatest. Big fan of bikes. I can help you, creepy Santa ghost. It's kind of what I do. Thank you. It turns out that Jenny was also a big fan of not having her dad getting stuck in a chimney until he dies, but what can you do? Hindsight's 20/20. Ok, devo triggerare questa cosa prima di tutto. Va bene. My prison have been stuck here for ages. We can wait a little while longer. Honestly, no trouble at all. Ok. Quindi penso di dover spegnere il fuoco del camino in modo che lei possa passare, la bambina. Il gelato. Gelato. Easy. Evil ice cream is taking control over my legs now. Entro in casa, spengo il camino col gelato e poi lei può volare sopra. Manca un indizio, quindi. No? Sembrava un'idea geniale. Non è così geniale, forse. Fail. Man, I'm the best at naming ice cream flavors. I can name 50 of them no problem, including two secret flavors from the government. What are the secret government flavors? Yeah, right. Like I tell a voice in my head that. Nice try, telepathic ice cream cone. I'm not a telepathic ice cream cone. Oh, yeah, right. Like a telepathic ice cream cone wouldn't know to say that. Idiot. Don't eat me! I'm a telepathic ice cream cone. No way! I'm obviously gonna eat you so I can gain your telepathy skills, duh. È il bello che qua fuori c'è un estintore. Quindi o sbaglio io a volare o devo veramente spegnere il fuoco. Mamma che genio questo, eh? Davvero boh. Vabbè, proviamo a girare un po', a vedere se incontro qualcun altro di interessante che mi può dire cose. Ce la fa? Non ce la fa, chiaramente. Giù ci sono questi.
Questo chi è? Ah, è sempre lui. Con la lingua. Dirà sempre la stessa cosa, vero? Sì. Abbiamo sentito prima. Officer, I have a complaint. Io non so perché a volte salta due volte, anche se io non premo salta due volte. Non ho 5 cosi? E dove li prendo 5 cosi? Questo ci ho già parlato. Proviamo a possedere la sirena. Ce l'ho 15. Le mani prive di motosega? Is this an Evil Dead reference? Cosa fa? Sentiamo i pensieri? Wish I had a chainsaw. You're big into chainsaws, huh? Don't judge me in a voice. Throughout history, we mermaids have lured sailors to their death with our seductive songs and dance. No, l'ho fatto, ho mollato il tasto. I sure do wish I had a chainsaw. You're big into chainsaws, huh? Don't judge me in a voice. Throughout history, we mermaids have lured sailors to their death with our seductive songs and dances. Well, is it so wrong to want to speed that process up with a 50-pound gas-powered symphony of saw and chain? I never looked at chainsaws that way before. Oh, I literally think about them all the time. Okay. Simpatica. Vabbè, non ha detto niente di utile comunque. Prendo un po' di questi che sono a corto. Quello grosso mi serve. Sto seccando in 3-2-1, l'ho preso, ok. Chi era quello? No! Ma non mi rompere, fastidioso veramente. Vabbè. Palle. Fammelo usare! Vabbè. Scassato mi hai. Mm.
Ma non ce la fa sta roba qua che devi puntare la roba. Mi fa veramente venire nervi. Ma dai, non rompere. Non... Basta, niente, non ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Beh, già che sono qui, questi li prendo. E non capisco cosa ci sia da ridere. Mi succedeva una roba tipo simile, cioè simile per modo di dire, in Replicant. Praticamente quando c'è il tempio in Replicant c'è questa, ci sono queste scale sulle quali si sale, no? E in cima ad una di queste scale c'era un'ombra, no? Se non ero abbastanza veloce a spostarmi dalla cima della scala, l'ombra mi dava un calcio e mi spingeva giù. E non potevo però prevedere dove fosse l'ombra quando salivo. E spesso mi è capitato di arrivare su, schiacciando, spammando il tasto X per salire velocemente la scala, arrivare in cima e l'ombra mi desse il calcione per buttarmi giù di due piani, tipo. Gentilissimo, fantastico. Qua sta succedendo un po' la stessa cosa. Non mi posso neanche avvicinare. Con Herbie. Beh, intanto sto facendo incetta di sti cosi. Bene. Oh, t'ho fregato. Tiè. Ok. Cosa fa lei? Ok, qual è la sua azione? Questa? Sentiamo. Surprisingly challenging. Mind if I borrow you for a bit? Hey, Mikasa is Tsukasa. Ok. Bad bones. Non c'è niente qua. Ah, posso prendere la moto addirittura? No, di qua. Mi frega il cambio di inquadratura, devo tenere l'altra direzione, ok. Io non so dove sto andando, però sto andando a caso. Ah, con lei puoi tornare di qua, ma perché dovresti tornare di qua? Tra l'altro non c'è neanche un praticissimo... no. Potevi scendere ad una certa. Sì, sì, ho visto, c'era una... di qua. Da qualche parte di qua. Qua. Perché poi qua puoi prendere l'ascensore e salire. Però... secondo me sbaglio qualcosa io con la... con la bambina. Anche perché sennò ci sarebbe stato un altro indizio di mezzo, penso. Spegni il fuoco di Vera, spezza le catene. Ah. Fermi tutti. Hey Biff, looking good. Thanks, inner monologue.
I've recently confronted the toxic ideas I had had around masculinity and fashion, and instead, I have developed a really healthy self-image. Glad to hear it, my man. Horribly, horribly worse. Hey, maybe I'll sell some chainsaws over here instead. Ma aspetta un po'. Accontentiamo la sirena, vediamo. Vediamo se buttiamo le catene, certo. Ah, mi brucio il Q. di qua. È contenta la sirena? I chainsaw and I chain conquered. Okay. Looks like you got a one-way ticket to Saudi Arabia. Non ho idea di che cosa possa servire questa cosa. Wow. Però mi sa che sto facendo cose. Vediamo. Ah, scusate, ma vedete anche voi due indizi 6? Indizio 6, indizio 6. Hanno sbagliato? Dovrebbe essere 5, 6. Ora, io non sono ferrata con i numeri, però io leggo 2-6. E ok. Un po' rotto, mi sa. Di qui non passo, però. Quindi mi ha fatto tagliare la roba per che cosa? Stavi per scriverlo, hai visto? Boh, ok. Chainsaw you wanted so badly! Chainsaw, 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 chainsaw! Wait, was this a mistake? Could giving a chainsaw to a strange supernatural creature, who in retrospect had a frankly unhealthy desire for one, have somehow been a mistake? Ah, quiet in a voice. Chainsaws have never led to regret! Okay. Avrà aperto qualcosa di qua, nel mondo dei muerti. Ma va, non c'era niente qua. Oddio, non si... Boh. Ho fatto una roba che dovevo fare dopo, probabilmente. Quindi questo l'ho già posseduto, non mi ha detto niente di buono, ho fatto questa cosa della sirena. Lei non mi dice più nulla. Fermi tutti. Chi è questo? Nice try, my brain. Trying to make me hear voices in my head after watching Terror Lady 17. But that very same plot point was used in Terror Lady 16, so I'm not afraid of it anymore.
Lui, dimmi che... Top, mi serviva lui. Perfetto. Pompiere? Servirà a spegnere il fuoco? Eh sì, penso di sì. Ora. Il fuoco. Già. A sinistra. Ma lui può... Vabbè, c'ha il taxi. C'ha il taxi. C'ha il taxi. Era qua nei dintorni, vero? Sì, di sopra però. Ok. Uomo di mondo, allora. No, aspetta. C'è l'ascensore. Si spegne? Keep fire extinguishing pump. Hey, nobody was using this fire, right? Perfetto. Ricordi che per premere cerca per visualizzare. Sì, grazie, ma tanto è qua la bambina. La pigrizia del teletrasportarsi a un centimetro di distanza. Tac. I'm so happy I can scream endlessly, and I will never leave you or even fight you, which is a big thing coming from me. Okay. 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 Va bene. Che incubo! Devo spaventare il pompiere. Il pompiere è laggiù. Devo farmi tutto sto viaggio, tutto destra. Ah, adesso salta normalmente, non può più fare lo svolazzo. Peccato, mi piaceva svolazzare con la cingomma. Impossibile, il pompiere paura non ne ha. L'hai vista? No, dico, l'hai vista? Secondo me possiamo fare paura al pompiere. Non solo l'hai vista, l'hai... No! Parlando. È giusto? Ancora a destra, sì. Vediamo. Qua? Ancora più avanti, giù. Le. Dov'è? Di sopra. Terra Lady, she found me. I don't know how she did it, but she found me. È scappato. Visto? Visto? Che l'abbiamo spaventato. L'abbiamo spaventato, ma non si è ingrigito l'indizio. Lo dobbiamo seguire? Sì. È scappato ancora. Gotta get out of here before my heart figuratively explodes and literally just stops beating, which, unless dramatic, would actually kill me. Uh-oh. Ah, dang it! Here we go. I knew the risks, and I faced the consequences without regret.
Oh, man, no way! I get to be a ghost and a fireman? This is great! I'm literally invincible to fire now! My firefighting is gonna be so much more effective! This is the job I was born and then died to do! Ah, thank you, young man. Vera can finally complete a thought without being distracted by the incredible searing pain coming from her burning head. All in a day's work, Vera. Say, you are pretty young. A bit too young to die, aren't you? Hey, lady, can't you help him? His corpse is real fresh. Bring him back to life, yeah? Spezza le catene. Poraccio. Devo portare il dottore, immagino qua. Rip pompiere. Ok. Io il dottore è di là, no? Qui c'è un punto esclamativo. Teletrasportiamoci qua, vediamo cosa c'è. Niente, io ce l'ho con questo. Continuo a teletrasportarmi qua, ma non devo. No, ancora più là il punto esclamativo di qua. Oh no, questo no! Oh, questo sì. È andata meglio di quanto mi aspettassi. The Flatwood Peaks Tooth Brace Massacre doveva chiamarsi sto gioco. Sì, stranamente easy, stranamente, eh. Tutto qua? Tutto qua. Allora, dicevo, io volevo trovare il dottore. Secondo me il dottore è là sopra. Sì, è là sopra per forza. Allora vado con lei. Vado con lei di qua. Di qua? No, non di qua. Altro che Texas Chainsaw Massacre. La censo c'è comunque. È vero, c'è comunque la censo. Oh. Ecco, andiamo dal dottor. Su? Eccolo qua. Tac. Bomba, allora. Ok, allora, il pompiere è laggiù. Quindi devo andare a destra. Ancora no? Se posso scendere direttamente. Potevo tecnicamente andare qua a sinistra e farla giusta. Con l'ascensore apposito. Così. My defibrillator was actually used for its intended purpose. This truly is a great day for medicine.
E quindi? Uh-oh, I feel like I'm dying in reverse. It's actually pretty pleasant. Thank me later. Hey, I did all the work. Look, seriously, how many times have I told you not to watch horror movies while having a heart condition? Several. And what have we learned? To listen to my doctor, even though he seems wildly flippant with dangerous hospital equipment. You're welcome. So, are you feeling better, Vera? More able to complete a thought? Vera feels great, girlie. So great, in fact, that it's time for her to move on to witch nirvana. But first, I give you a gift. What am I supposed to do with an old stinky hat? It knows the way to the blacksmith. But how? What am I supposed to do with it? What? Anyway, I gotta go now. Later, haters. Okay. When all you have is a defibrillator, all your problems look surprisingly shockable. Vediamo. Tra l'altro, questo, il 6, mi sa che l'ho già fatto, perché il 6 è quello della sirena. Ho dato la motosega alla sirena. Boh, vediamo. Lui deve fare la magia con il coniglio. Ok. Allora, che bella cittadina, ci abiterei. Perché ci sono quegli ascensori, vero? Perché quegli ascensori sono molto utili, vero? Per non camminare assai, né? È sempre meno inquietante la bimba. È sempre meno inquietante. No, è sempre meno inquietante di chi? Aspetta. Chi è meno inquietante di chi? Della bimba, ok, ma chi è meno inquietante della bimba? La strega? Boh. Allora, ho letto la mente al dottor. Hey there, Doc. I've got a defibrillator. Yeah, I noticed. Do you mind if I... Do I mind if you give me plausible deniability if I'm ever brought up on charges for shocking everyone with my defibrillator? Please, be my guest. Thanks, Doc. Ok, allora... qua. For my next trick, I'm gonna walk over here, I guess. Go, idiot. Team until hell freezes over. A long line of magicians and it ends like this? With me? A washed-up magician who can't even pull a rabbit out of his hat? Hocus seems to be an abusive jerk, Hocus. You take that back, subconscious! Well, am I wrong? No, but Hocus gets mad at my forbidden thoughts. Alright, man, we are gonna fix him, but good. Si arrabbia quando pensa cose proibite. Ladies and gentlemen, you can't tell, but I'm not in control of my own legs. Ta-da! What is this trickery? Ta-da! And your little dog too. Cosa devo fare con loro due? Voglio dare fuoco a questo coso. Ma non salta più in alto di così. Oh, c'è una nuova conferenza Microsoft, cioè... Di che cosa narrano di bello? Ora. Mm.
Facciamo un giretto qua. Non qua. Non posso... No, questo no, vero? Perché è un fantasma. Allora, lì c'è qualcuno... Qua. Get your chainsaws here! Waterproof to 3,000 feet! They also work when it's really, really, really raining. Secondo me dicono, cazzo, il povero ha preso PS5 e non Series X. Possibile. Faranno vedere Cyberpunk 2078. La compri loro subito conferenza. Coincidenze? Or if you fill it with icing and cut off the tip, the chef who wants to decorate a cake. It's probably the first one. Non ho ascoltato quello che hanno detto. E questo potrebbe essere un problemone one. Lui l'ha ascoltato? Thanks, inner monologue. I've recently confronted the toxic ideas I had had around masculinity and fashion. And instead, I have developed a really healthy self-image. Glad to hear it, my man. Chains sì, l'avevo già. So good they'll cut through the thickest chains. And also trees. Both, probably. Ok. Ma ok, un corno, io voglio andare laggiù. Ho sbagliato tutto in questa vita. Dovevo andare di là. Problemone one. Ah, novità, i sonari si sono lamentati che Starfield è esclusiva e non ricordo chi di Microsoft si è scusato. Non sono mai contenti, non sono mai contenti, né i sonari né i boxari, non va mai bene niente. Si sapesse cos'è? Sì, io non ho idea, tra l'altro, di cosa sia quella roba, quindi ok. Cos'è? Starfield. Chains are so good they'll cut through the thickest chains. And also trees. Devo andare di qua. E poi di qua. È un gioco nello spazio. Grazie, immaginavo fosse un gioco nello spazio. Già che è un gioco nello spazio, capisci quanta della mia attenzione può avere. A me le robe spazialesche proprio non me le devi... Si è rotta? No, non si è rotta, ok. Scherzavo. Eccolo qua, il granchio. È un granchio? Scala reale. Ok. Ok, non ho tenuto il tasto. You don't seem too surprised that I'm speaking to you. Oh, I'm all alone down here. I'm just happy for the company. Ah, è una signorina granchiessa. E cosa facciamo con la granchiessa? Nulla? Un gioco grosso, questo si sa. 20 anni che dicono è grosso. Stanno facendo vedere Forza Horizon 6. Money Crabba per essere posseduto. Badum. Fermi tutti. Questa è una cosa. Sono confusa. Il 5 presentato 3 giorni fa è già troppo vecchio. Fermi. No? Ci ho creduto per un momento. Io sento che lì... Che lì, quel coso lì... Quel coso lì mi dice qualcosa a me. Però non va là. Yay,
Questo sgranchietto qui non fa niente. Ma questa mi spara più là? Forse sì. Non capire, io non capire. Vediamo se... Mayor of all I survey. That's great. I don't miss it. Questo era il tizio di prima. Boh. Giuro, non capisco cosa devo fare con... Recupera il cappello. Quindi ho posseduto tutti. Ho letto i pensieri di tutti. Mi sa che era quello il trofeo. Non si fa niente sto cappellaccio. Oh, an idiot. You know, Hocus is a nice guy who's just trying his best. And you're being a jerk. That's my conscience speaking. You're a bit late now, buddy. Yes. This is your conscience speaking. Be nicer to Hocus! Now I know I've drunk too much. You really are a... Oh my gosh, you are the first person whose mind I had to censor. What is wrong with you? Bring it, lady. Oh, it's on. Hellblade 2? Ma hanno fatto vedere un gameplay? Se sì, è cambiato o è sempre un Walking Simulator? Giuro che non so cosa fare col cappello. Non so neanche se effettivamente devo fare qualcosa col cappello. Recupera il cappello. Sicuro mi sto dimenticando qualcosa. Dovevano mostrarlo l'altra volta, oh. Hellblade? Ma in realtà è da un bel po' che l'hanno annunciato, o sbaglio? Tipo l'anno scorso, forse anche prima? Ho perso il... alla cognizione del tempo. ...2019... è un bel pezzo fa. Allora, vendo cappello. Chi compra cappello? Fermi tutti. Ci ho provato. Ridammi il cappello. Riesco a comprare. E vendo cappello parzialmente usato da coniglio. Chi compra cappello
parzialmente usato da coniglio? Io non lo comprerei. Comprerei il coniglio, il cappello no. Veramente non... boh. Non mi ricordo se qualcuno che voleva il... non mi ricordo se c'era qualcuno che voleva il cappello. E non lo so. Sono confusa. Sono molto confusa. Anche perché lui con la magia non fa nulla. C'è una roba che mi manca nel mezzo da fare. Non so proprio. Perché l'indizio non è che dice molto. Fermi tutti. Il cappello. La strega mi ha dato mica il cappello. Fermi tutti. Fermi tutti. Il cappello da strega. Lui ha, nell'indizio c'è il cappello da strega. Oh, oh. E lui non ce l'ha il cappello da strega, vero? Addosso. No, infatti. Devo dargli quello. Ho avuto l'illumination. Slogan compra cappello se no manganello. Giusto. Sembra un ottimo tech demo. Cioè è uguale a com'era. Ora c'è solo un problema. Secondo voi io mi ricordo dov'è la strega? Fermi. Qua c'è Nemo. Scusassero, ma se la strega me l'ha dato il cappello, non dovrei averlo automaticamente? No? Io... Dov'era il cappello? Beh... Si aprono le scommesse, io mica mi ricordo dov'era il cappello. Il combat system lo hanno mostrato o si vergognano? Combat system... Vabbè... Lasciamo stare proprio il combat system. Cioè il gioco è proprio un... Combattere è proprio una formalità in quel gioco. Hanno fatto vedere il mock-up del combattimento, ti basta? Cosa vuol dire il mock-up del combattimento? Oh, Zelda si può fare il parry, cosa volete di più? Ah, allora se si può fare il parry, Souls-like! Eccolo qua! No comment. Energized, powerful. Pocus, give me that hat, idiot. You know what? No, Pocus. You know what? I don't think you get to have power over me anymore. This hat works like magic. Okay. Vendicati su Pocus. By itself? No, 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 no.
for the mystifying magic of Hocus the Magnificent. Ma perché io punto di lì? Ma è scappato? No, vabbè. You know what, Pocus? You always were an unkind jerk. No, don't. You need me. You stupid fool. You need me. That's not true anymore. I don't think it ever really was. Water. Huh? Enjoy your new life as a thirsty frog, jerk. Ok. Trova un po' d'acqua per Pocus. Beh, lo butto a mare. Dov'è il problema? Infatti. Easy. Meglio il combattimento piuttosto che i puzzle in quel gioco, il che è tutto dire. Sì, i puzzle sono terrificanti in quel gioco, veramente. Noiosi, tutti uguali. Ah, trova il simbolo e allinealo. Wow, grande puzzle ambientale, divertente. Fantastico. La parte più bella di quel gioco è quella dove è tutto buio e devi seguire i suoni. Quella parte è disagiante e spettacolare. L'ambientazione è molto bella, si possono fare delle foto fighissime in Hellblade, però francamente il gioco a me non ha fatto impazzire. Soprattutto mi aspettavo un twist finale che non c'è stato, sono rimasta male. E però so che hanno lavorato molto sulla rappresentazione dei problemi mentali e sono stati aiutati da persone veramente malate, quello è fatto bene. Ma il gioco in sé non mi ha detto nulla. Hanno entrambi lo stesso problema, sempre tutto uguale. Esatto, sono tutti la stessa roba. Per me si salvano solo le animazioni facciali della protagonista. Sai che lei, tra l'altro, la modella, quella che ha prestato il volto, non è un'attrice. È una del team di sviluppo, se non erro. È una ragazza del team di sviluppo. Di Ninja... come si chiamano? Ninja Theory si chiamano loro. Sono gli stessi che hanno fatto anche il reboot di DMC. Ninja Theory, esatto. Io l'ho giocato quel gioco lì su One. Non mi ricordo se l'hanno dato. Forse l'avevano dato col Gold su One. E l'ho giocato lì. L'ho giocato e l'ho millato anche, attenzione. Comunque, devo buttare la rana a mare. Fin qua. A mare che è... di qua. Indizio 6 su 6. Indizio 6, ma c'è un altro indizio 6-6. Contano come Iris. Oh, guarda che io mi sono accorta che era sbagliato, eh. E se mi sono accorta io, ti fa capire che l'errore era proprio madornale. Indizio 6, indizio 6. Abbiamo un problema. Mi serve il pompiere. Fermi tutti. Andiamo dal pompiere. Spengiamo l'incendio. Oh. Hello, Lady 17. I haven't forgotten you. I will be back within your terrifying clutches as soon as I pick. Di qua, sì. Tecnicamente c'era anche un altro coso che potevo spegnere di là. Sa che è una sfida quella. Cioè, non è che mi sa, l'ho letta. Antincendio, di spegnere tutti i fuochi. Uno di tre? Cioè, per me la narrazione, l'ambientazione, alcune fasi interessanti, l'animazione e il doppiaggio hanno superato i lati negativi, quindi mi è piaciuto. La narrazione, sni.
ha dei momenti molto belli, come quello che ho detto nell'oscurità, però nel complesso non posso dire che sia proprio un gioco che mi sia piaciuto. Ho apprezzato il lato artistico, sì, però non sono appassionata di quel tipo di ambientazioni. Boh. Io mi aspettavo che alla fine lei non fosse realmente in quel mondo, ma quel mondo fosse un parto della sua testa, capito? Sarebbe stata una figata e lei fosse una persona normale. Invece no, è ambientato veramente nei tempi che furono. E questa cosa qua mi ha lasciata con l'amaro in bocca, perché mi ero fatta tutto un viaggio per cui secondo me doveva finire in un'altra maniera. E invece no, lei va veramente lì a recuperare il fidanzato, cioè boh. Stanno facendo vedere Psychonauts 2. C'è Schaefer che racconta la rava e la fava. E è il tuo gioco preferito, Psychonauts, no? Lo comprerai al day one, il 2, vero? Haha. I haven't forgotten you. I will be back within your terrifying clutches. As soon as I figure out why my legs are making me run away. E voi direte, Iris, perché torni indietro? Perché voglio trovare gli altri due fuochi, che non mi ricordo assolutamente dove sono, però nel dubbio io giro, a caso. Uno è qua. Guardalo lì. Uno è qua. E l'altro è dove c'è il cappellaio matto. Ok. E l'altro è, aspetta un attimo, là sopra. Aspetta però, come arrivo là sopra? E dal mago, esatto, quello lì dal mago intendevo. Ah, così arrivo là sopra, Iris. Buongiorno. No, è di qua. Haha. Io arrivo qua su. No, eh. E vabbè, qual è il problema? Vado lì? No, non vado lì. Devo andare là. Non faccio a sparare su. Non me ne andrò di qui finché non avrò spento quel fuoco. Ma poi perché se io punto da una parte e lui spara dall'altra? Sono confusa. A casissimo. Stessa cosa 157 volte. Ha funzionato. Lou Jensen. Come la Pandora mitologica, che aprì un vaso che sapeva essere proibito, Lou Jensen ha un problema di cuore, ma continua a guardare film horror, ben sapendo che potrebbero ucciderlo. Tra questi film c'è Il vaso di Pandora dell'orrore, parte 4, lo spaventoso ipercubo di Pandora, che si avvicina molto di più alla storia di Lou Jensen che a quella di Pandora. Bene. Ciancio alle bande. La rana me l'ha riportata qua, giustamente. Stavo per scrivere palla da bolle in parte 2. No, veramente. Ma la cosa divertente è che fai la stessa roba 100 volte e forse la 101esima funziona come dovrebbe. Va bene. Ah, quindi non è finita così. Nel senso, io ero troppo fiduciosa. Cos'è? Ah, mi sembrava un'ottima idea quella di buttarmi a mare. Ma devo spostare questa robaccia, a quanto pare.
Leccherò il... il falegname. Ok. If you find yourself chained to a tree, you'll wish you purchased one of Biff's waterproof chainsaws. No. No, ferma Iris. C'è una fontana. C'è una fontana. No, Rana. Rana. C'è una fontana qua. Ma cosa fa? Perché è felice? Incomprensibile. Spezza le catene e riunisci Nemo e la sirena. Ah, con la rana mi devo aggrappare a un missile. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Ma cosa fa il granchio? Boh, vabbè. Perché mi segue? Oh, oh, è mio, è mio. Dove porto questo fantastico missile? Fuori dall'acqua. Sono confusa. Ah, lì. Aspetta un attimo. Vieni, vieni, missile. Ora si schianta contro di lì, esplode contro di lì. No. No, vabbè, mi sta girando tutto il girabile. Quindi deve passare di lì e andare di là. Dimmi te, che sistemi. Un po' più su? Un po' più su, un po' più su. Non esplodere perché guarda. Ti do fuoco. No! Perfetto. Ora può esplodere. E là là. No, vabbè, ascolta, non dimmi che lo devo fare più di una volta, perché sennò... mi disagio. Ora la sirena può nuotare praticamente in questo coso. Ok. Posso possedere la sirena? Ok. Ok, di qua. Attenzione, ho azzeccato la direzione proprio così, a caso. Almeno credo che la sirena debba nuotare qua. Indizio 6 di 6. Il secondo indizio 6. Sì, la sirena spezza le catene con la... con... no. Nemo! You return to me! And now you can breathe water too! Oh, come my love! Let us finally seal our love with a kiss! Oh, dang it! Human men are so fragile! And mortal and bony! Sorry, baby. That's three strikes and you're out. Oh, I'm actually allergic to fish. I really should have realized that sooner. Wow.
I guess now that it'll never work out between us, and this was a complete waste of time, all I can say is live and learn. Goodbye forever, Penny. Don't make the same ridiculous mistakes I did. Ok. Ci ha piantati. Va bene. What's this? A body in chains? And me with my chainsaw? Yes! This is all I want out of life! Let's cut to the chase! Taglioli giù. Out! Finally out! So where is everybody? Why is everything so wet? Hey, I'm Penny, and I guess I've got some bad news and good news. Give me the bad news first. You're dead. And the good news? You're, not trapped in chains at the bottom of the ocean anymore. True enough. Well, I suppose death is what you should expect to happen when you're holding a mile of chain and every bone in your body is broken. Oh my god. Don't worry, I clearly got better. Listen, do you know someone called the blacksmith? Someone stole my body and I don't know what they... Where did you get that scythe? What? I remember this one. How could I forget? What is it? This point is why I was killed and dumped here to rot for centuries. Ok. L'altra intelligente. Un po', insomma, diversamente intelligente. Still hell-bent on finding out what the deal was with her stolen body, Penny followed the directions of an ancient, mysterious, eldritch, and completely bonkers witch ghost called Vera. Vera claimed to have seen the same evil eyes in Penny's doppelganger that she'd seen somewhere else before, and pointed her loosely in the direction of another ghost, a long-dead mythical blacksmith. Surely, Penny thought, this blacksmith will know a thing or two about my predicament. And she was right. The blacksmith might actually know those things. But reaching her wouldn't be easy. Surely, Penny thought, by running through a sequence of events in which I find where the blacksmith is imprisoned, and with the aid of a mermaid with a chainsaw, liberate her, not to mention the things I do along the way, including but not limited to rescuing a magician from an abusive relationship with a bunny, then I'll be able to finally talk to the blacksmith. And Penny was right again. And after doing all those things she just said, Penny finally was able to sit back, relax, and listen to the blacksmith's tale of loss, misunderstanding, and death. It all started a centuries ago, in olden times. I was the best blacksmith in the world, and people came from all over for my services. But someone coming from beyond the grave was new. I was cleaning my fireplace, as all good blacksmiths occasionally do, when a knock came at my door. Hello? Hey there. Bent the old scythe trying to pry open a jar of these old-timey preserves, which makes sense because that's what we all ate before anyone invented jelly beans. Absolutely. Happens all the time. Not a problem. I'll just get the old fireplace going. Okay. You, got a lot of scythes here? Fair amount, I guess. Not too many owned by Death himself, right? Buddy, what you dress up as in your own time is no concern of mine. I don't dress as him. I mean, yes, I do dress as him, but that's because I am actually Death. I'll have it done for you ASAP. Bye. So I had to quickly make a fire in the furnace. There was no wood and no spark here, but I knew I'd figure it out somehow. Ripara la falce di morte o muori. Bene. Vabbè, io direi che mi posso fermare anche qui. Aspettate però che leggo quello che avete scritto. Allora,
Ho capito perché stanno facendo questa conferenza Xbox ora. Volevano vincere le tre, quindi sta palla noiosissima l'hanno tenuta per il posto 3. Nice. Geniali, Hellblade lo avrei mostrato, l'aspettavano tutti a queste tre. Sì, immagino quanto lo stessero aspettando tutti. Tra l'altro, Hellblade 2 è esclusiva Microsoft, quindi Series X, S, Xbox One e PC, no? Non hanno fatto vedere niente, tranquillo, fantastico. Mostrare non ci stiamo lavorando è comunque meglio di niente. Hai visto? Che twistone che cambia personaggio, ora siamo il fabbro. Wow. Comunque, non so se avete presente che cosa ha fatto invece Bandai Namco. Bandai Namco è stata ancora peggio. Ha mostrato praticamente un gioco, House of Ashes. Ha fatto una presentazione su House of Ashes. Ma perché? Ma chi lo aspetta? Ma c'è bisogno di fare una presentazione per far capire come funziona House of Ashes? È uguale agli altri tre. Oh, novità assoluta, ha la telecamera controllabile liberamente. Wow, avanguardia pura negli horror. Avanguardia pura. Hellblade la versione story driven senza gameplay. GG Bandai, ma veramente GG Bandai. Cioè, ma veramente. Con il meglio gioco poi. House of Ashes, che avrà di nuovo storia brutta e personaggi odiosi come tutti i loro giochi, da Until Dawn a, come si chiama, a Little Hope. Stessa solfa. Vabbè, boh. Va bene, va bene. Comunque, io mi fermo qua. Così oggi è giovedì, sì, sabato continuiamo con la signora Fabbra qui e ripariamo l'ascia della morte. E niente, vi ringrazio per le sub, per le fob e per la compagnia in questo disagio infinito e anche mortale. E ci vediamo sabato. Buona cena, adieu. Adieu.